Chi passa per primo? Vediamolo insieme. Forma del crocevia. Si tratta di un'intersezione ad angolo retto di due strade, entrambe a doppio senso di circolazione e a carreggiata unica, che determinano un'area di intersezione pressoché quadrata. Quindi la visibilità da tutte le parti è la medesima. Anche la determinazione del centro dell'intersezione ai fini della svolta sinistra è di facile individuazione. Nel caso sia necessario arrestarsi per rispettare gli obblighi di precedenza, occorre effettuare l'arresto alla soglia del crocevia per avere la migliore visibilità da entrambe le parti. Auto blu A. Si Osservando prima a sinistra e poi a destra, sa che deve dare la precedenza solo all'auto rossa R, che viene dalla sua destra a distanza ravvicinata. Auto rossa R. Osservando prima a sinistra e poi a destra, sa che deve dare la precedenza solo all'auto nera N, che proviene da destra a distanza ravvicinata. Auto nera N. Osservando prima a sinistra e poi a destra, da dove non proviene nessuno, sa che deve dare la precedenza solo all'auto blu A, prima di terminare la svolta a sinistra. Le direzioni dei veicoli. Si Analisi dei comportamenti. I veicoli arrivano insieme al crocevia, quindi devono rispettare la norma della precedenza di diritto. La norma prescrive che in assenza di specifica segnaletica tutti debbano dare la precedenza a destra ai veicoli che incrociano la propria traiettoria. Per stabilire l'ordine in cui attraverseranno il crocevia, bisogna quindi osservare la destinazione di ciascuno. Visuale e direzione dei veicoli. Auto nera N. Non viene nessuno dalla sua destra, ma svoltando a sinistra deve dare la precedenza al veicolo blu A, perché proviene di fronte e prosegue diritto. Deve guardare prima a sinistra osservando se il veicolo rosso R si è disposto a dargli la precedenza. E poi a destra, da dove non arriva nessuno. Deve dare la precedenza al veicolo blu A, fermandosi in mezzo al crocevia e lasciando il centro alla propria destra. Auto rossa R. Deve dare la precedenza a destra all'auto nera N, quindi deve aspettare che questa sia passata. Deve osservare a sinistra se l'auto blu A si è disposta a dargli la precedenza. E aspettare che l'auto nera N sia avanzata al centro del crocevia prima di partire. Auto blu A. Deve dare la precedenza a destra all'auto rossa R.
può passare solo dopo che l'auto rossa R sia transitata. Deve assicurarsi che l'auto nera N si sia fermata per dargli la precedenza. Ordine di attraversamento. Il veicolo nero N inizia per primo l'attraversamento portandosi al centro del crocevia e fermandosi in corrispondenza di esso per dare la precedenza al veicolo blu A. Avendo la destra libera, il veicolo rosso R può passare dietro il veicolo nero N, liberando così la destra al veicolo blu A. Il veicolo blu A può quindi passare liberando la destra al veicolo nero N, il quale può finalmente terminare la svolta a sinistra completando l'attraversamento del crocevia. Avvertenze importanti. Nella realtà della guida ricordiamo l'importanza degli indicatori di direzione, unico modo per segnalare agli altri la direzione che vogliamo prendere. Non dimentichiamo mai di usarli, è fondamentale per non causare incidenti. Ricordiamo anche che la precedenza non è un diritto acquisito, ma da verificare. Nel caso non ci venga data, bisogna fare di tutto per evitare l'incidente, anche fermarsi e rinunciare a passare. Infatti, in caso di incidente, per stabilire le responsabilità, le assicurazioni partono dal presupposto del concorso di colpa, cioè attribuiscono la medesima responsabilità ad ogni veicolo coinvolto, salvo poter dimostrare di non aver avuto assolutamente nessuna colpa, il che è solitamente assai difficile.